Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, che è il primo video del 2015, quindi colgo subito l'occasione per fare gli auguri a tutte voi e auguri appunto per un felicissimo 2015. E iniziamo subito con il video di oggi, che è un video un po' chiacchiericcio, un video haul chiacchiericcio, in cui vi mostro i vestiti che mi sono stati inviati dalle aziende asiatiche. In realtà ho fatto anche tantissimo altro shopping in questo periodo, però non penso che possiate più trovare le cose che ho comprato, quindi non penso farò il video perché sarebbe un po' inutile. A proposito di shopping fatto ultimamente, una cosa che invece penso voi troviate ancora è questa giacchettina, felpa, che nel periodo primaverile va bene anche come giubbottino, che ho preso da Bershka. La volevo così da tantissimo tempo, peraltro anche il colore è bellissimo secondo me. La vidi tanti mesi fa in negozio, però Non ho voluto neanche provarla, non lo so perché, nonostante io la cercassi da tanto tempo. Poi naturalmente quando sono tornata qualche mese dopo la mia taglia non c'era più. Ho provato comunque lo stesso tipo di felpa della mia taglia, della S, però di un altro colore, e ho visto che calzava molto bene, mi piaceva come mi stava addosso, però i colori che erano rimasti appunto non mi piacevano per niente. C'era un giallo, un blu, un rosso tipo Natale. Davvero non mi piaceva, quindi sono andata un po' a cercare sul sito di Bershka e appunto ho trovato questa felpa, la mia taglia, la S, e l'ho trovata in sconto e non erano ancora iniziati i saldi, quindi magari adesso la trovate ad un prezzo ancora più basso. Le spese di spedizione sono pure basse, poi peraltro essendo in sconto la felpa, con tutte le spese di spedizione l'ho praticamente pagata sempre meno rispetto a quanto l'avrei pagata in negozio. E niente, se vi piace il sito di Bershka comunque ve lo lascio giù nell'info box e potete andare a dare un'occhiata anche voi. Io la trovo davvero molto bella, questo stile un po' college americano mi piace tantissimo. Ma adesso passiamo a cose meno belle. Diciamo che quella di oggi non è proprio una recensione positivissima, perlomeno i siti sono tre, due dei quali mi hanno deluso abbastanza, mentre l'ultimo sito mi ha mandato delle cose molto carine, di cui magari vi parlerò alla fine. Io inizierei subito dalle cose che non mi sono piaciute. Per tutte le ragazze nuove vorrei ricordare che comunque a me non importa ricevere la roba gratis, ma diciamo che colgo questa occasione di avere la possibilità di riceverla gratis per poter far vedere a voi realmente come sono le cose e quindi magari evitarvi di fare delle spese inutili, di acquistare delle cose che poi non corrispondono alla realtà. Insomma, la mia vuole essere una cosa utile e soprattutto vuole essere una recensione sincera, ecco, nei vostri confronti. Il primo sito di cui vi parlo, che è quello che appunto mi ha deluso di più, è il sito Dress Lily. Da questo sito ho ordinato un vestito che a dir loro doveva essere un vestito stile bohemian con uno scollo sulla schiena. Comunque dalla foto sembrava un vestito semplice, però molto carino, appunto sembrava fatto di misto tra seta e velluto, però una volta arrivato non c'entra davvero nulla con la fotografia e non penso che ve lo farò vedere indossato perché c'è davvero, sembra di stare in sottana da notte, non si può andare in giro con questo coso, è davvero brutto. Fatto così, già potete vedere la trasparenza, cioè davvero trasparente, e poi niente, questa cucitura qua in mezzo, cosa che invece nella foto non si vede, cioè nella foto sembra tutt'uno. E niente ragazze, è una sorta di cosa che io non chiamerei vestito, che non indosserò mai, e via. E la seconda cosa che ho preso su Dress Lily sono queste palline che servono per fare i boccoli e i capelli senza però usare il calore, e le stesse le ho prese anche da Rose Wholesale. Quindi ve ne parlo insieme, ho fatto diciamo questa cosa di prendere la stessa cosa su due siti diversi per vedere se effettivamente corrispondevano, cioè le foto su un sito che sull'altro erano uguali ed effettivamente mi sono arrivati gli stessi prodotti, cioè non si distinguono più. Quindi uno Dress Lily, cioè non uno, un paio su Dress Lily e altri invece li ho presi su Rose Wholesale, sono identici, funzionano bene. E di questo ho intenzione, se riesco, di farvi un video nello specifico, perché io all'inizio li usavo in maniera sbagliata e ragazze non potete capire quanti capelli mi sono rimasti incastrati in questi cosini, tanto che volevo smettere di usarli, avevo intenzione di buttarli, peraltro cioè arrabbiatissima perché ogni volta che provavo mi si spezzavano tantissimi i capelli, quindi non vi dico, arrabbiatissima. Invece adesso li uso con molto entusiasmo, cioè li utilizzo spesso
Ho intenzione di prenderne anche altri perché avendo i capelli molto lunghi ce ne vogliono almeno 8, mentre io ne ho circa 6. Quindi, sì, se avete i capelli della mia stessa lunghezza, vi consiglio almeno 8 o anche 10 di questi cosini. Abbiamo detto Dress Lily e Rose Wholesale. E continuando con Rose Wholesale, un'altra cosa che ho preso su questo sito è questo vestitino nero, che è un vestito che diciamo mi incuriosiva per la lavorazione che ha sulla parte superiore, che è molto elegante. Diciamo che il tubino nero è un must have per tutte le donne, secondo me, perché va bene in qualsiasi situazione. E visto che questo costava poco e sembrava molto carino dalla foto, ho deciso appunto di prenderlo e di vedere. È cucito bene, ha una cernierina che va su e giù, una cerniera invisibile, non ci sono fili, cioè perlomeno, ecco, adesso che vi sto dicendo non ci sono fili, ne ho notato uno qua, che non avevo notato prima, perché passa da questo punto a questo punto. Ok, ecco, ed è attaccato. Però vabbè, la storia dei fili già la sappiamo, si tagliano e via, dai, secondo me non è un grande problema. Per il resto è rifinito anche abbastanza bene, il ricamo nella parte superiore è molto carino, però ecco, io non lo ricomprerei perché si vede che il tessuto non è eccellente, però non è male. Diciamo che a questo vestito do la sufficienza. Un altro vestito invece che boccio assolutamente, preso su Rose Wholesale, è questo vestito rosso. Ecco, io non mi sarei mai sognata di prendere un vestito di questo colore, che secondo me potrei indossarlo per una recita di Natale a scuola, ma non faccio più recite di Natale a scuola, quindi ecco, non lo utilizzerò penso mai. Magari per fare qualche video, non lo so. Comunque, davvero, un colore secondo me è abbastanza improponibile, anche perché si tratta di un vestito abbastanza vistoso come modello, nel senso che è lungo, quindi già tutta rossa sembrerò una sorta di stella di Natale. Poi ha lo scollo a barca, un semplice maglioncino anche abbastanza leggero, le cuciture sono dritte, quindi a parte il colore potrebbe andare. Mi ha deluso perché appunto sul sito l'ho preso perché c'era scritto che era color vino. Comunque dalla foto stessa sembrava una sorta di color borgogna, che sapete a me piace tantissimo, e non si vede che mi piace il borgogna. Quindi sono rimasta davvero male quando ho aperto il pacchetto e ho visto sto coso, ho detto ma che è rosso, cioè proprio fa differenza tra un rosso fuoco e un borgogna comunque rosso scuro, cioè non c'entra niente. Ecco, io l'ho visto così e invece è arrivato così. Brutto, ragazzi, brutto. Questa cosa è una cosa che non si fa, cioè mettere una foto che poi non corrisponde alla realtà è una cosa di questi siti che mi fa incavolare tantissimo, quindi questo ve lo sconsiglio per il colore. L'ultimo sito di cui vi parlo invece si chiama Trendsgal, una cosa del genere, non so, un nome strano, però come al solito troverete tutti quanti i nomi di questi siti e tutti i link giù nell'info box. Questo sito è un nuovo sito e devo dire che mi è piaciuto tantissimo. Ho scelto un solo vestito e poi ho preso tanti accessori. Iniziamo dagli accessori, sì, dal vestito ve ne parlo dopo. E ho preso questo paio di orecchini che secondo me è davvero bellissimo, poi queste stelline sono davvero molto graziose, raffinate, e anche il colore della pietra, che è verde smeraldo, e mi piace davvero tantissimo. E invece per quanto riguarda i due anellini, poiché non ci sono le taglie, quindi per paura che potessero starmi troppo grandi o troppo piccoli, ho deciso di prenderli entrambi con questa sorta di apertura in mezzo, che non solo li rende stilosi e particolari, ma appunto è molto utile perché se mai l'anello dovesse essere troppo piccolo, potete sempre delicatamente, leggermente aprirlo un po' e quindi vi starà sicuramente bene. Per quanto riguarda i colori, quello con le stelline è dorato, invece quello con i cerchietti è molto particolare secondo me, infatti è una sorta di oro rosa e sono davvero molto belli, molto lucidi, molto brillanti, fatti anche bene, quindi ve li straconsiglio. E poi una cosa che ho notato, di solito quando si acquistano degli accessori della bigiotteria molto low cost, come in questo caso, infatti stiamo parlando di anelli e di orecchini che costano tutti e tre sotto i 3 euro, quindi molto low cost, di solito succede che indossandoli a contatto con la pelle si ossidano e quindi il metallo diventa verde e fanno proprio puzza, cioè io quando mi succede poi li butto perché davvero non riesco più a indossarli, macchiano pure la pelle. Invece sia gli orecchini che gli anelli che ho preso appunto da Trendsgal, vi posso dire che non hanno cambiato colore, sono rimasti lucidi, lucenti, quindi ve li consiglio. Per quanto riguarda i capi d'abbigliamento, io su questo sito, su Trendsgal, ho preso soltanto un vestito. L'unica pecca di questo vestito è il colore, infatti dalle foto sembrava più rosa salmone, invece è proprio rosa e nero, come potete vedere.
E il colore non è male, cioè se vi piace il rosa è molto molto bello, c'è cioè un bel punto di rosa. Il fatto è che io di rosa ho soltanto un pigiama, infatti è un colore che sia come accessori che come capi d'abbigliamento proprio non tollero su me stessa. Secondo me non mi sta bene e non mi ci vedo per niente. Mi piace tanto sulle altre ragazze, mi piace sulle bambine per esempio, però ecco su di me il rosa non lo vedo per niente. Quindi vedrò di fare qualche modifica a questo vestitino per potergli cambiare colore, ma magari ve ne parlerò in un prossimo video. Per il resto il vestito è davvero perfetto, calza benissimo, e anche le coppe interne, è rifinito molto bene. Il merletto stesso non è rovinato, il disegno è davvero perfetto. Quindi io questo vestito ve lo straconsiglio, è proprio come risulta in foto e poi ha una vestibilità incredibile. Forse anche grazie al tessuto, che comunque è un tessuto di un certo spessore, cioè non è un brutto tessuto, non è un tessuto low cost. Ragazzi, il video finisce qui, però prima di chiudere vi volevo dire un'ultima cosa. Io ho già tantissime idee per i prossimi video che saranno sicuramente dedicati a San Valentino e volevo chiedervi appunto se anche voi avete qualche idea o se comunque avete qualche richiesta appunto sul San Valentino, sui regalini da fare. Scrivetemelo giù nei commenti, così magari do un'occhiata e cerco di conciliare le mie idee con le vostre idee. Ragazze, non ho altro da aggiungere, io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Quest'haul va dal molto negativo al abbastanza positivo, se non del tutto positivo. Sì, a tanto che non giro un video, quindi magari sarò un po' impacciata. No. Quindi no. Se quindi ragazze, come potete vedere, mi piace davvero molto tanto. No, sto qua, questo ancora.